Nel surreale scenario del polisportivo, con la gara giocata a porte chiuse su decisione del giudice sportivo dopo i fatti di domenica scorsa a Roma, la Civitanovese saluta il 2012 con una sconfitta inaspettata ai danni di una Renato Curi angolana che comunque esce dal confronto con tre punti a nostro avviso meritati e senza fra l'altro soffrire più di tanto contro una Civitanovese oggi apparsa molle e in difficoltà soprattutto sul piano del gioco. Ci si aspettava addirittura una reazione diversa nella ripresa. Al 14esimo, prima occasione da rete per la Civitanovese che su corner battuto dalla vista Malus andava a colpire il palo ad Angelozzi battuto. Risposta degli abruzzesi al 17esimo con un tiro di Pagliuca dalla distanza ben parato a terra da Perozzi senza problemi. Ma al 24esimo gli ospiti passano in vantaggio, azione personale di De Matteis che entrava in area di rigore e dopo aver ritriplato un paio di avversari Perozzi in uscita lo atterrava. Rigore sacrosanto che Ferraresi da dischetto realizzava per il vantaggio della Renato Curi angolana. Reazione Civitanovese al 30esimo affidata a Giorgio Galli che al volo su assist di La Vista chiamava Angelozzi al difficile intervento. Al 36esimo si fa di nuovo minacciosa la Renato Curi angolana, davvero molto positiva nella prima mezz'ora di gioco con un tiro dal limite di Ferraresi che accarezzava il montante alla destra di Perozzi. Tutto da rifare quindi per la Civitanovese che iniziava subito con il piede giusto nella ripresa, già al terzo, grossa occasione fallita dai rossoblu con Filopati che davanti ad Angelozzi da pochi passi ciccava incredibilmente la palla del pari, con Cornacchini che nel frattempo dava ordine nell'intervallo di optare per una sostituzione inserendo Porfiri per Botticini, passando al 3-4-3. Al decimo proteste rosso-blu per un fallo in area ai danni di Covelli, ma il signor Mazzei non solo non decretava un calcio di rigore a Parzonetto, ma addirittura decretava una punizione in favore degli abruzzesi per fallo dello stesso attaccante su Madalini, ovviamente fra le proteste in campo e non solo. Passava il tempo, l'angolana si difendeva con raziocinio puntando sulle ripartenze affidate a Pagliuca e De Matteis. Stentava invece nel reagire la Civitanovese con Cornacchini che le provava davvero tutte inserendo prima Monti per Gadda oggi in ombra e poi Nardone per Digno, ridisegnando completamente una Civitanovese a trazione anteriore alla ricerca del pari. Pari che invece non arrivava, con la Civitanovese che nemmeno nel finale creava i presupposti per recuperare. Così esultava la Renato Curi angolana che otteneva una preziosa vittoria. Invece per la Civitanovese una sconfitta inaspettata che servirà da lezione per ripartire già al meglio nel girone di ritorno dove i rossoblu alla ripresa ospiteranno l'ostica Olimpia Agnonese. Mister Miani, tecnico della Renato Curi angolana, un successo prezioso qui a Civitanova, continua il buon momento della sua squadra, dopo aver battuto il Termoli non era facile venire a vincere qui a Civitanova, d'accordo? Sì, d'accordissimo, perché è una buonissima squadra, anche se oggi il campo non ha favorito il terreno sicuramente. Molto allentato il gioco delle due squadre, però una partita combattuta contro una squadra vogliosa di vincere anche come la Civitanovese. Noi, secondo risultato utile, la seconda vittoria consecutiva che è veramente preziosa in questo momento, ma direi a seguito di altre prestazioni dove purtroppo non ci è andato bene come oggi. Ecco mister, complimenti innanzitutto per la vittoria ma anche perché la sua è una squadra molto giovane e oggi ha dimostrato di soffrire poco e di saper gestire nel migliore dei modi il risultato. Sì, siamo una squadra giovane e dobbiamo fare in fretta perché dicevo ai ragazzi adesso comincia, siamo già a metà campionato, un po' l'esperienza se lo fa con gli errori e quindi dovremmo commettere meno errori. Oggi ci è andata bene, siamo riusciti anche a far gol in quell'occasione, abbiamo rischiato di fare il secondo gol su qualche azione in contropiede e abbiamo rischiato anche qualcosina su qualche mischia. Tagliati oggi in panchina al posto di Cornacchini squalificato, ecco, purtroppo per lei un esordio negativo, comunque Civitanovese esce sconfitta contro una Renato Curi angolana che non ha rubato nulla, oggi è mancata la sua squadra, se così si può dire. Esatto, oggi non siamo riusciti a esprimerci ai nostri livelli e questo dispiace molto perché diciamo che ci stiamo mangiando quello che abbiamo fatto di buono fino adesso. E quindi quello dispiace molto, dispiace per noi, specialmente la società, che ci stiamo mettendo tutto, cuore, anima, e questo dispiace vedere delle partite così. Non possiamo dire campo, perché campo è per tutti e due, non possiamo dire, diciamo una partita sbagliata, abbiamo sbagliato la partita, però abbiamo sbagliato la partita nel momento che conta, purtroppo. Ci è apparsa una squadra molle e forse in qualche situazione anche una mancanza vera e propria di ordine, soprattutto sì. Nel gestire la palla. Sì, non siamo stati ordinati, non abbiamo avuto quel guizzo, quell'inventiva per creare qualche cosa, insomma non abbiamo creato niente. E abbiamo preso un gol che è evitabilissimo
e purtroppo paghiamo le conseguenze di questa, diciamo di questi 15 giorni qui.